Per contrastare il contagio da coronavirus siamo tutti obbligati a rimanere a casa, ma le istituzioni continuano ad essere al vostro fianco e se avete problemi non esitate a chiamare i numeri di emergenza, gli operatori di polizia vi risponderanno immediatamente. Laddove voi non poteste chiamare perché siete testimoni o soggetti di episodi di violenza domestica, voi potete scaricare un'app della Polizia di Stato, YouPol, ricordatevi YouPol, perché verrà geolocalizzata la vostra posizione e trasmessi i dati alla questura del vostro territorio. La Polizia di Stato e gli operatori delle forze di polizia sono sempre vicini a voi. Non abbiate timore. E questa è un'iniziativa che abbiamo assunto anche d'intesa con il Ministro per le Pari Opportunità, Elena Bonetti, perché abbiamo avvertito l'esigenza di essere vicino ai più deboli, ai più fragili in questo momento di difficoltà per l'Italia. Vorrei anche dire che ho dato una direttiva ai prefetti perché vengano supportati i centri antiviolenza e le case rifugio perché in questo momento si possano trovare le giuste modalità di accoglienza di chi è in difficoltà e di chi è oggetto di queste violenze. Noi ci siamo sempre vicino a voi, quindi abbiate fiducia nelle istituzioni. Grazie. YouPol, l'app della Polizia di Stato contro bullismo e droga, da oggi prevede nuovi servizi. Per contrastare il contagio da Covid-19 abbiamo l'obbligo di restare a casa. YouPol può aiutarti nei momenti di difficoltà. Se vuoi segnalare un episodio di violenza domestica, ora puoi farlo. Passiamo agli esempi. Se vuoi segnalare un episodio di bullismo, puoi scrivere e magari inviare una foto. Se vuoi segnalare un episodio di spaccio, puoi scrivere e inviare anche una foto. Se sei vittima o testimone di un episodio di violenza domestica, puoi scrivere e inviare foto. YouPol, l'app della Polizia di Stato.